due grandi libri degli anni 70 a mio parere, e dice il desiderio, certamente ragazzi avete ragione, il desiderio è il campo sul quale la vera battaglia si svolge, però avete capito male, il desiderio non libera, il desiderio e diciamo così nella lettura baudrillardiana ciò che è accentuato non è più la soggettività che si protende, ma l'oggetto pubblicitario o mediatico che attrae, seduce, la parola che ecco, la seduzione al posto del desiderio come concetto. Ora, se Deleuze e Guattari avessero scritto solo l'Antiedipo, sarebbero fantastici anticipatori, oltre che a ispirare dei volantini un po' ingenui, e punto. Secondo me c'è un secondo capitolo nella storia della collaborazione filosofica dello Sguattari, che viene vent'anni dopo, cioè vent'anni fa, ed è quella copiata di libri che è Cosmos e Cos'è la filosofia. Lì, a mio parere, in qualche modo l'avvertenza baudrillardiana viene, sottacendo il nome di Baudrillard, però viene in qualche modo assimilata, vista. Io penso soprattutto ad un passo che mi fa molto impressione di Cosmos, in cui Guattari all'inizio, nell'introduzione, parla dei miasmi e delle brume che oscurano questa fine del secolo, e parla e della barbarie incombente, dell'implosione mentale, poi a un certo punto usa, è solo Guattari che scrive in Cosmos, usa l'espressione spasmo cosmico. Dobbiamo convocare tutte le forze della soggettività per scongiurare lo spasmo cosmico. Ecco, nella parola spasmo, che a mia memoria non è utilizzata in altri luoghi dell'opera di Deleuze Guattari, nella parola spasmo c'è la percezione di qualcosa di nuovo, e che accompagna poi alcune delle cose che Deleuze e Guattari scrivono nell'ultimo capitolo di Cos'è la filosofia, Caos e cervello, dove parlano delle infinite velocità che non riusciamo più ad elaborare, della difficoltà che la mente, invecchiando, è il libro della vecchiezza, dell'incipiente vecchiezza, è troppo veloce il mondo, l'universo. Ecco, è come se vent'anni dopo, rendendosi conto del fatto che il rizoma, la proliferazione e la territorializzazione mettono in moto processi nei quali la soggettività non governa più il desiderio, ma in qualche modo la macchina desiderante si è messa a valore attraverso un'accelerazione che è un'accelerazione dolorosa, ecco che viene fuori lo spasmo. Cos'è lo spasmo? Lo spasmo, secondo i dizionari medici, no? è una intensificazione del movimento, di un movimento muscolare. Potremmo parlare di spasmo cerebrale per intendere una eccessiva intensificazione, mobilitazione dell'attività cerebrale, ma eccessiva perché? Rispetto a cosa? Ecco, è la relazione tra la dimensione del semiocapitalismo scatenato, interamente dispiegato, che sottopone la soggettività ad un effetto totalmente nuovo di sfruttamento e di sottomissione. Di sottomissione dolorosa, perché pienamente reale, è la sottomissione reale propriamente intesa quando Marx distingue tra sottomissione formale e sottomissione reale. E cos'è la sottomissione reale? Quando si può dire che la sottomissione reale ha compiuto tutto il suo percorso? Certo, nell'intera astrazione del processo lavorativo è implicito un effetto di sussunzione, ma la sussunzione reale si incarna nella sofferenza dello spasmo. Ecco, da un certo momento in poi, leggendo questa cosa, ho cominciato a pensare che in realtà quegli ultimi due testi, Caos e Cerveau e Caosmose, sono
il punto di partenza migliore per capire la condizione nella quale siamo presi attualmente, ecco. Concludo raccontando una cosa che è accaduta recentemente e che mi piacerebbe di far conoscere, perché in qualche modo parte da qui. C'è stato a novembre a Los Angeles una conferenza sul tema che si chiamava Psychopathologies of Cognitive Capitalism, quindi le psicopatie del capitalismo cognitivo e del lavoro cognitivo soprattutto. E era un convegno strano. La cosa interessante è che si svolge a Los Angeles, a Hollywood, è organizzato dall'Accademia d'Arte Californiana, che è un luogo profondamente legato al processo di produzione Walt Disney. Accanto il convegno si svolge a Hollywood per fare le cose sempre più dentro la macchina stessa. A questo convegno ha partecipato Tiziana Terranova e oppure un neurofisiologo di Yale, oppure una che si occupa di cinema a Vienna e si occupa della produzione di follia, nel tema della follia nel cinema degli anni 30 tedesco e così via. Il rapporto tra patologie del lavoro cognitivo e dimensione spasmodica dell'immaginario, secondo me, è il vero nucleo, o è un nucleo di particolare centralità in questo momento. È un nucleo, come sappiamo, non occorre che lo dica, è difficile da sciogliere sul piano politico, sul piano esistenziale, sul piano filosofico, per il fatto che lo spasmo della soggettività sembra chiamare in campo una come una domanda reazionaria di rallentamento del ritmo. Oppure, e questa è un'altra possibilità che in questo convegno di Los Angeles è venuto fuori, la domanda di adattamento sono le possibilità di riterritorializzazione pericolosa che si danno. Naturalmente io non ho la soluzione, però mi pare che il problema si colloca a questo livello. Guattari parla, Guattari e Deleuze, tutti dicono Deleuze, quindi io mi vendo e dico Guattari. Quei due parlano di ritornelli da qualche parte, la parola introduce per la verità proprio Guattari nell'inconscio macchinico, e il ritornello è una sorta di macchina semiotica, ma macchina semiotica vuol dire tante cose, modo di muoversi, o modo dell'agire, o modo dell'aspettarsi il futuro, è una macchina semiotica che si concatena con i ritmi dell'universo sociale, dell'universo anche quello naturale. È un problema di ritornelli capaci di connettersi con un ritmo che si presenta come un ritmo doloroso, che è un ritmo doloroso. È come se i problemi della sofferenza mentale, come se le questioni difficilmente nominabili del panico, della depressione, si presentassero essenzialmente come problemi semiotici, cioè economici, come problemi del rapporto fra mente e mondo, fra lavoro vivo e lavoro morto della macchina immaginaria, e così via. Non ci siamo avvicinati di un millimetro, credo, alla soluzione. Io ho l'impressione che non ci stiamo avvicinando di un millimetro alla soluzione, voglio dire, in questo tempo.
Però riuscire a vedere bene la questione forse è un modo per trovare il passo giusto. Bene, apriamo il dibattito, se ci sono interventi, questioni. Proviamo a costruire assieme un po' una chiacchierata. Scusa, ma mi viene in mente che ho dimenticato una cosa importante. All'inizio, perché adesso pensavo tra me e me, e ho come l'impressione di avere quasi svalorizzato e ridicolizzato quel volantino, che peraltro l'ho scritto io, quindi ne faccio una questione personale. E però insomma, il volantino chiamò un sacco di gente, in quella austerità c'era in qualche modo veniva fuori una soggettività sprezzante, anche in qualche modo francescana, rabbiosamente, un'anticipazione del punk per molte ragioni, la gente che andava a cavallo, che non si poteva andare in macchina, quindi tutti usavano delle forme di trasporto premoderne o stravaganti. Postmoderne. Sì, certo, è una lettura limitata dell'Antedipo, però io non la prenderei di tutto per strada, nel senso che se oggi ci fosse la capacità di dire dissolutezza, sfrenatezza, festa, e non di dirlo soltanto, è un percorso di soggettivazione insufficiente per capire la complessità del presente, ma non da dimenticare. Bene, dopo queste tre dense relazioni, se mi fate un cenno e il microfono è qui. Anche questioni, domande, interventi brevi, insomma. Posso chiedere anche così, tanto una voce? È meglio perché stiamo registrando. Ah, ok. Ecco, quindi va bene. No, mi permetto di rubarvi due secondi con una domanda banale dettata dalla mia ignoranza probabilmente su queste tematiche, dal fatto che forse sono arrivato in ritardo. Si parlava, soprattutto il secondo relatore, mi perdonerà se non conosco il suo nome, e ha parlato più insomma, diffusamente di questa della forza lavoro nel capitalismo post 68 che sembra essere autonoma nella sua soggettività perché ha perso una dialettica con l'oggetto che pare aver capito, dovete perdonare, io sono veramente ignorante su queste cose, che mi pare essere la macchina, la fabbrica, eccetera. E la domanda mi sorge spontanea perché io fatico sempre a vedere le cose non da un punto di vista dialettico. Chiedo semplicemente se può precisare, ne ha parlato anche lei meno, se può precisare semplicemente in che cosa consiste per Deleuze e Guattari questa autonomia della soggettività. Semplicemente io, perché mi viene da pensare in che cosa consiste dal momento in cui la macchina viene comunque sostituita nella mia testa da qualsiasi altra cosa che sia, ad esempio, non lo so, l'organizzazione di una società di servizi, un qualsiasi apparato produttivo in cui comunque la forza lavoro deve esercitarsi e deve avere una, insomma, una controparte. Chiaro? Grazie. Ci sono altre questioni, altri interventi?
Provo ad aggiungere anch'io due cose, diciamo, dopo queste tre belle relazioni, insomma, molto ricche anche. Sicuramente, ecco, è venuto secondo me molto bene fuori l'intreccio, diciamo, no, tra una serie di tematiche, appunto, che in maniera apparente non hanno a che fare con una traduzione politica o che sembrano distanti, e invece poi una lettura, no, anche del capitalismo contemporaneo, e quindi anche delle lotte, delle resistenze che si producono all'interno del capitalismo contemporaneo, e beh, diciamo che si pongono secondo me delle questioni, appunto, all'interno del quale, rispetto ad esempio alle suggestioni che David Giso, appunto, il rifiuto di questa forma verticale, no, di politico con la P maiuscola, no, di autonomia del politico, di sovranità nazionale, no, di riterritorializzazione, o comunque di forme, appunto, di organizzazione che sono comunque di un tempo passato, non debbano tradursi, ecco, in un rifiuto dell'organizzazione tout court, probabilmente. Cioè, diciamo, questo forse è uno dei rischi, diciamo, di una banalizzazione di questo testo, comunque anche di una banalizzazione del delezismo, no? In cui diciamo, appunto, c'è una critica, un superamento molto efficace, molto attuale di determinate forme dell'istituzione, ma appunto allo stesso tempo l'altra faccia della medaglia è come dire, la traduzione di questo nel dire non abbiamo più bisogno di organizzazione, non abbiamo più bisogno di una costruzione della messa in comune. Forse, diciamo, uno degli aspetti all'interno dei quali bisogna provare anche ad avere una certa lettura poi politica di questo testo, nel momento in cui, appunto, c'è la sana rottura di alcune questioni, c'è la sana rottura di alcune forme del passato, la capacità della costruzione in comune di forme all'altezza della contemporaneità all'interno delle lotte e delle resistenze, che è una questione, appunto, che ha molto a che fare poi, appunto, con l'ambivalenza di alcuni concetti delesiani. Io, per carità, secondo me anche la questione, come la poni tu, Franco, della festa, della dissolutezza, messe su un altro piano, hanno un pezzo di lettura di questo testo, ma, diciamo, una banalizzazione di quei concetti e una trasformazione, no, di Deleuze, come dire, in una deterritorializzazione assoluta in cui non c'è più nulla, in cui manca completamente qualunque forma invece anche di riterritorializzazione nelle lotte, nell'organizzazione, nella costruzione di un fare comune, e beh, diciamo, è un po' quello lì, no, il grosso scarto, anche rispetto, come dire, no, a un autore di cui questa sera non lo abbiamo incentrato, però come Lacan, che è molto presente, come dire, assolutamente nelle critiche, ma anche, come dire, nei riconoscimenti, nelle rotture rispetto all'ortodossia freudiana, no? E quindi riuscire a mettere assieme, da un lato, come dire, il rifiuto di alcune letture lacaniane che pongono come dire, la legge piuttosto che delle strutture, no, che stanno fuori dal soggetto, come un rimedio rispetto a una dissolutezza consumistica, che poi, appunto, è una traduzione del, come dire, quando si fanno le rivolte, si rubano le cose per un consumismo spinto e invece non per un desiderio di riappropriazione. Quindi, da un lato, una critica molto forte a queste letture, come dire, lacaniane, che oggi ci sono anche all'interno delle pratiche poi di psicoterapia che si danno anche all'interno di questo contesto. Dall'altro, appunto, una critica molto forte dell'altra faccia della medaglia, forse, di questa questione, e quindi di una lettura debole, molto debole, del delesismo, in cui la critica giustissima e fondata a queste concezioni si traduce
come dire, in forme, come dire, completa, di completa disorganizzazione, nel senso di completa, come dire, ideologia dello stare assieme senza più porsi determinate questioni che sicuramente non vanno poste come 40 anni fa, ma vanno poste nella contemporaneità. Il problema è riuscire, come dire, forse non a rompere entrambi questa dicotomia e a costruire, partendo anche da questo testo, ma come appunto dalle letture dell'operaismo, come dire, che ci danno anche gli strumenti per entrare con l'antiedipo e col poststrutturalismo francese all'interno di un rapporto produttivo per le lotte e per le resistenze che si danno oggi. Forse questa, diciamo, può essere una delle questioni che si pone anche in un dibattito politico, come dire, anche all'interno forse del movimento, no? In cui la giusta e sana critica di alcune forme organizzative di movimento troppo spesso, diciamo, si traduce, come dire, allora nel non costruire per nulla nuove forme di organizzazione. A parte che sull'organizzazione si potrebbe anche fare qualche giochino testuale facile, perché ci sono citazioni di Deleuze tra l'Antiedipo e Mille Piani, in cui torna lui poi sul tema dell'organizzazione, continua a dire mai ho detto che bisogna semplicemente disorganizzarci, eccetera. Ma il problema non è tanto quello testuale, il problema è che è evidente che una interpretazione di Deleuze e Guattari in senso deistituzionalizzante è semplicemente sbagliata, cioè qui mi permetterei di dirlo, è semplicemente sbagliata, non tiene. Deleuze comincia la sua riflessione da Hume ponendo il problema cos'è l'istituzione oggi. Cominciare il ragionamento sull'istituzione da Hume, traducendola in termini proprio politici stretti, significa: come penso l'istituzione una volta che ho assunto la rottura neoliberista all'emergere della biopolitica e so che a casa non si torna rispetto a quell'emergere. L'istituzione letta da Hume è l'istituzione di un homo economicus, su cui certo Deleuze non scaglia maledizioni, ma ti dice: questo tipo di uomo, che non è più l'uomo della legge, non è più l'uomo del codice giuridico, ma è una soggettività fatta di flussi, pone un problema dell'istituzione come processo. Non pone il problema dell'istituzione come un rimedio classicamente moderno, stato di natura, bisogna uscire creandogli un sovrano, perché tu sei carente, se non esci da quella situazione con un salto ti uccidi, bisogna inventare qualcosa che da sopra ti metta in grado di superare la tua carenza. E anche tutta la tradizione dell'antropologia filosofica pensa all'istituzione così, no? L'uomo è un animale che non ha le unghie e bisogna trovare un rimedio. Loro invece hanno sempre pensato l'istituzione come un meccanismo di concatenazione, e questo è come un processo. E questo secondo me è molto attuale, non un'interpretazione deistituzionalizzante, che proprio non vedo. Altra cosa è la critica del codice della legge, ma la critica del codice della legge non ha nulla a che fare con un pensiero che ignori il problema dell'organizzazione, anzi, il problema dell'organizzazione sì, oggi ce l'abbiamo fortissimamente tra i piedi, perché non ci possiamo affidare al codice della legge, perché è tramontato il codice della legge e del politico. Questo a me sembra chiarissimo. Problema però resta: come fai a porre il problema dell'organizzazione su soggettività che sono soggettività plus, che hanno imparato la plasticità, che non torneranno indietro a questa capacità trasformativa, anche se è una capacità trasformativa dolorosa, di cui spesso si portano il peso, no? Dicevo, l'altro giorno parlavo con dei psicologi che fanno setting con i transessuali, e mi dicevano: certo che oggi nessuna identità torna indietro rispetto alla plasticità,
non... però loro mi dicevano anche, guarda che semplicemente l'elogio della trasformazione della plasticità quando sei su un setting terapeutico è molto difficile, perché è quell'elemento di dolore è molto presente lì, no? Sui setting terapeutici. Però loro stessi mi dicevano, ed era un po' il problema che ponevi tu, non ci verrebbe mai in mente di andare con un codice normativo, almeno questi erano buoni, immagino che ci siano quelli che lo fanno, con un codice ipernormativo e li ricollochiamo maschio e femmina ci creò, no? Perché non è proprio immaginabile, indipendentemente anche dalle concezioni che hai di base davanti alle soggettività postmoderne, non è immaginabile andarci con un codice di ricollocazione normativa, per quanto questa plasticità e questa trasformabilità le conosciamo tutti anche nelle forme dolorose. Però la risposta reazionaria non è la risposta del codice della legge non è assolutamente praticabile, né la risposta del rallentamento, del raffreddamento, anche quando ho qualche sospetto rispetto ad una versione normativa del desiderio, no? Desiderate bene, desiderate correttamente. Il mio problema è esattamente questo, che mi sembra che anche dall'esperienza lacaniana tutto possiamo prendere, tranne oggi che un codice normativo che ci dica qual è il giusto ritmo del desiderio. Il problema però è che giustamente la dismisura è anche sofferenza, però non è che rispondi alla sofferenza della dismisura inventandoti una misura dall'alto. Devi trovare la misura di questo eccesso, la misura di questa continua trasformazione, e questo si chiama esattamente problema dell'istituzione, così come lo pone Hume. Sul problema delle macchine, non è che la macchina viene abolita in questo capitalismo, solo che queste macchine sono macchine che vanno a flusso, prelievo e taglio, e la cosa è un po' diversa. Una cosa è che è la macchina che ti permette di produrre valore, no? Che il valore sta là, nella manifattura, e poi nella grande industria il valore sta nella macchina. Qui certo che la macchina preleva, però tutto l'antiedipo è fatto appunto di macchine che succhiano e tagliano sui flussi. Questo significa che abbiamo incorporato la macchina, perché abbiamo la capacità di autovalorizzarci perché produciamo valore in qualche modo da soli. Ovviamente questo non significa che non c'è una macchina che poi taglia e prelieva tutto in qualche modo, per mettere in termini che diceva le società di servizi. Beh, le società di servizi funzionano succhiando valore dall'esternalità, e succhiare valore dall'esternalità non è esattamente il tipo di produzione di valore che era propria della grande industria. L'esternalità te la trovi e succhi, mentre invece la grande industria produceva valore. Questo per dire che non è che siamo entrati in una fase post-capitalista dove non esiste più l'appropriazione e la produzione di valore, non è che siamo nel comunismo in qualche modo, no? Però esistono macchine che funzionano diversamente, a prelievo, e questo va tenuto presente, perché se sempre capitalismo è, non è vero che è sempre lo stesso capitalismo. Sì, allora, alcune cose, reagendo sia ai relatori che al pubblico, brutto non pubblico, ma partecipanti a questo incontro. Allora, io credo che qui possa essere utile, per rilacciarmi a quello che diceva Giso, usare un concetto di Jean Baudrillard, che è quello di simulazione di prospettiva, un altro concetto secondo me utilissimo, che ci dice molto del presente. Cioè, in realtà non è che le fabbriche, la produzione così come l'abbiamo studiata, compresa, analizzata, non ci siano più, e che in realtà sono, come dire, proiettano l'ombra verso il presente e il contemporaneo, no? Cioè, come dire, continuano ad avere una funzione, ma è una funzione di residuo che in un certo qual modo però
proietta sul teatro delle rappresentazioni, della politica, delle simulazioni che, come dire, ci ingannano per certi versi, no? Cioè non ci permettono di cogliere le effettive novità che l'Antiedipo ci porta, ma che Gisù ci ha poi spiegato con notizie di dettagli e molta precisione, molta chiarezza, no? Cioè il fatto che le macchine e il modello di funzione reale, così come Marx l'aveva poi declinata dentro il tema dell'alienazione, sia una sorta di dialettica soggettività e macchina che in un certo qual modo continua a prodursi nella simulazione, ma in un certo altro modo si definisce dentro quello che è il cosiddetto modello antropogenetico di produzione, cioè che fa dell'uomo anche una macchina. Perché questo è un altro aspetto che Deleuze chiarisce in maniera molto chiara, cioè in realtà non c'è differenza di qualità tra oggetti, animali, uomini, c'è un processo di produzione desiderante che in un certo qual modo spazza via queste distinzioni. La figura, no? Possiamo usare questa, tanto per intendere questo concetto che naturalmente non è semplice, la figura che inaugura, il quadro che inaugura l'Antiedipo mette esattamente a tema questa questione, in cui macchine e uomini sono parte di uno stesso processo di produzione desiderante. Non so cosa si possa vedere, ma l'unica tra l'altro figurazione che compare nel testo ci parla di questo. In questo senso il tema anche dell'oggetto che poneva, non c'è oggetto perché non c'è soggetto nel desiderio deleuziano, insisto su questo. Secondo me è una questione molto complessa, però ci sono linee di produzione di desiderio che incrociano gli soggetti come elementi di interfaccia di queste forme incessanti di produzione di desiderio. Quindi è chiaro che l'analisi deleuziana non può stare dentro l'analisi e il rapporto soggetto-oggetto così come ci veniva consegnata fino a quel punto, però questa è una questione molto complessa su cui preferirei sorvolare. Volevo, come vi avevo promesso, molto rapidamente leggervi un pezzettino del testo di Deleuze, di cui adesso non ricordo il titolo, avrei bisogno di recuperarlo, un testo, quindi non c'è Guattari, è proprio un testo di Deleuze, che è Due regimi di folli e altri scritti, ci sono anche delle interviste. Lui dice: il desiderio non coincide con il piacere, anzi quest'ultimo sembra interrompere il processo immanente del desiderio, sembra collocarsi dal lato degli strati e dell'organizzazione. Nello stesso movimento il desiderio è presentato come sottomesso dal di dentro alla legge, scandito dal di fuori dei piaceri. Cioè lui sostanzialmente dice sia il piacere che la legge interrompono il flusso, sono due modi diversi di catturare, quello seduttivo del piacere, quello più del codice il piacere nega il campo di immanenza proprio del desiderio, si interrompe la sua positività e la costituzione del suo campo di immanenza, e proprio per questo l'unico vero modo di restare fedeli al desiderio, di creare desiderio, è seguire la via dell'ascesi. Vabbè, dopo qui si perde sul concetto di ascesi, che cioè si perde forse, non so, va, si infila in questo, lascerei perdere anche questo. E invece proverei a dire solo un'altra cosa sul tema del rapporto tra morale ed etica in Deleuze, perché se è assolutamente vero che potremmo quasi dire niceanamente in Deleuze non c'è nessuna assonanza moralizzante, cioè non c'è veramente nessun riferimento al bene e al male, così, però c'è il buono e il cattivo, c'è proprio questa declinazione nei suoi testi. Allora il buono è effettivamente la capacità di produrre rapporti e concatenamenti, molto semplicemente, e questo aspetto nasce dentro quello che è, secondo me, il tema etico per eccellenza di Deleuze, quello della sperimentazione, che non esclude affatto la sperimentazione di cui ci parlava Vifo, cioè non esclude affatto che ci sia anche il tema della festa, ma come dire, questo tema è caut, cioè come dire, è portato con una certa cautela, nel senso che lui è consapevole del fatto che dentro quella questione ci producono dei rischi, cioè delle linee di abolizione, cioè che il drogato
rischia di essere un idiota, potremmo dire così, cioè un idiota, cioè un disconnesso, no? Un ripiegato su se stesso, che quindi interrompe quel flusso, che ha bisogno invece di, come dire, creare catene di soggettività, anche se questo termine è usato in modo improprio, detto Deleuze, che per produrre singolarità ha bisogno di concatenamenti. Allora, il vero grande tema, secondo me, etico di Deleuze è quello, no, quello famoso, quello, come dire, banale, che si è sentito dire magari mille volte, che andrebbe problematizzato, che è lo stesso che riguarda ancora una volta Bartleby, è il tema di essere degni di ciò che accade. No? Questo è un insegnamento deleuziano straordinario, che lo accomuna tantissimo al tema lacaniano, dell'unico elemento etico che c'è in Lacan, che è quello poi del seminario, no? Il seminario più noto, più si è più discusso, che è quello di non cedere di fronte al proprio desiderio. Su questo, secondo me, c'è una convergenza tra i due che va oltre la loro comunicabilità, se vogliamo, cioè che produciamo noi a per cui, naturalmente, perché Lacan, quando che secondo me è stato influenzato fino al midollo da questo testo, ma quando lo lesse disse: non mi serve a niente, non ne voglio neanche parlare, non mi interessa. Però in realtà dal 72 in poi Lacan c'è una torsione, non so che senso abbia parlare qua di Lacan, ma in ogni caso, come è stato evocato sia da Loris, che una tensione che io, come dire, oso, ma perché non l'ho fatto solo io, ma che è di tipo spinosista, che quindi, come dire, recupera tutta una serie di questioni che sono dentro anche il background filosofico di Deleuze, che è il tema del virtuale, dell'intensità. Cioè, secondo me, l'accostamento da fare tra Deleuze e Lacan è quello tra intensità e reale. È una questione complicatissima da farsi, però che secondo me vale la pena. La Lang e il virtuale, di cui ci parlava benissimo, secondo me hanno qualcosa che va tematizzato. In ogni caso, la svolta spinosista lacaniana è quello che lo porta a definire il soggetto una sostanza godente. Quindi, come dire, il tema del godimento per Lacan è irreale, in un certo qual modo, no? Ci parla della pulsione, che è la stessa spinta che appartiene al desiderio deleuziano. Allora, perché, a questo punto, dato che l'ho evocato, è giusto che spieghi il motivo, perché Bartleby non è colui che muore, per evocare ancora in metafora la situazione attuale di questo spazio. Perché muore dentro quello che è il registro della storia, della narrazione, del piccolo racconto di me, ma in realtà produce concatenamenti, no? Cioè il suo atto di insubordinazione, diciamo così, che appare così nichilista per certi versi, perché deresponsabilizzato, no? E questo che colpisce, perché Deleuze si innamora così tanto di questo personaggio, no? Lo chiama in causa in tantissime occasioni, quando parla di Beckett, quando come dire, è un riferimento costante dell'analisi che lui fa della letteratura minore, che ama tantissimo, no? E c'è tutto il tema come dire, della trasformazione, no? del fatto che si può essere a un altro livello, quello dell'intensità, appunto, in realtà produttori di infiniti concatenamenti. E questo è il valore, credo, perché comunque è molto complesso questo personaggio deleuziano di Bartleby. Ma questo atto di insubordinazione è un atto che apre mondi, diciamo così, forse esagero. E quindi in un certo qual modo la sua morte è un evento che produce vita, che produce speranza, una parola terribile, ma in senso non in senso spinozista, anzi direi, non so, no, mi pare che c'era una questione che è rimasta non risposta e l'unica domanda, c'era una cosa, una domanda, è una domanda difficilissima. Come si fa a ragionare in maniera non dialettica, in maniera molto semplice?
e non sono in grado di rispondere. Lo ha fatto Deleuze in un libro del 1962 che è Nietzsche e la filosofia, che è il vero libro, che è un libro che io consiglio, anche perché è un libro di facile lettura, cosa non comune in Deleuze, in cui Deleuze cerca proprio di contrapporre alla pesantezza della dialettica la leggerezza, io direi, dell'autonomia, comunque, e leggendo Nietzsche naturalmente. Ma come si fa a pensare in maniera non dialettica? Bisogna pensare al fatto che il processo non si svolge perché ci si per opposizione e per prendere qualcosa dall'esterno. Il processo si svolge perché c'è già tutto. C'è già tutto, però nello stato di potenzialità, c'è già tutto come possibilità, e tutto quello che incontriamo è un ostacolo al pieno dispiegamento di questa potenzialità. C'è una lettura trionfalista di questo spinozismo, immanentismo, non vi è alcuna trascendenza, tutto già c'è. Il general intellect contiene le potenzialità, e questo possiamo dirlo con tono trionfalista, oppure possiamo dirlo con un'avvertenza, che talvolta gli ostacoli al dispiegarsi della possibilità sono più forti della possibilità medesima. Ecco, per questo la questione è complicata, dolorosa. Ecco, pensare in maniera non dialettica vuole dire riconoscere che il processo è dispiegamento di una potenzialità. Se quella potenzialità non c'è, meglio lasciar perdere, come suol dirsi, non si può cavar sangue da una rapa. È un'ottima conclusione, poco filosofica, ma io devo andare. Se ci sono delle altre domande, se è maturato qualche altro intervento. Allora, non so, ecco, mi viene da... Dobbiamo chiedere degli interventi obbligatori, saprei chi è il codice della legge. No, ecco, diciamo, sicuramente una questione che non ho posto prima, ma che sicuramente non è una questione di cui discutere adesso, ma di cui molto probabilmente provare a costruire un altro incontro, magari una continuazione, no, di questo dibattito, che mi viene la traduzione di quello che dicevo prima sul tema, sia di una certa lettura del delesismo, sia di una certa lettura poi, no, del tema anche dell'organizzazione. Che diciamo che ci sono dei delezismi fessi del movimento, ci sono dei delezismi e dei delezismi fessi del movimento, ma questo no, era una questione, diciamo, che volevo porre su un altro piano, ecco, su un altro piano, che è il piano clinico, diciamo, comunque poi di intervento terapeutico, diciamo, di questa cosa, nel senso che poi questo delesismo fesso molte volte, e io lo vedo, diciamo, nella mia esperienza, si traduce in un rifiuto pregiudiziale delle forme di psicoterapia o comunque delle forme di analisi contemporanea. Secondo me questa qui è anche una questione che come dire, porta verso delle forme di nichilismo, di libertarismo, come dire, che non concepiscono però che la psicanalisi è una questione vera di trasformazione delle soggettività, cioè, che poi sia un campo di battaglia e possa portare... Non solo ci sono dei delegati pessimi, ma dovrebbero farsi curare, non vado a... No, non è questa la lettura, no, assolutamente non è questa la lettura. La lettura, come dire, però pone anche su quel piano lì, diciamo, no, come le pratiche di analisi e quindi anche di schizoanalisi, per carità, nel senso che poi Guattari non è che fosse uno che non faceva l'analisi o che non lavorava, non si sporcava le mani, diciamo, con chi viveva di sofferenza mentale, ma il problema è appunto
come trovare delle forme lì di lettura anche lì lucide, per cui l'analisi non è la salvezza, non è neanche per forza, diciamo, la rinchiusura sull'Edipo, è un campo di battaglia, è un campo di battaglia all'interno del quale però un rifiuto a prioristico e pregiudiziale, diciamo, potremmo dire è un deleuzismo debole anche su quel piano. Ma ad essere seri su questo, se uno prende Macchine desideranti, che anche di recente Ombre corte ha ristampato, c'è un saggio di Donzelò che ti spiega come la stessa psicanalisi dai tempi dell'antiedipo sia essa stessa assiomatizzata in qualche modo, si è molto trasformata. Oggi i nostri nemici in quel campo specifico sono molto cambiati rispetto all'antiedipo. È quasi inutile fare la battaglia alla psicanalisi quando il campo è devastato dal ritorno della naturalizzazione, del naturalismo, dell'elettroshock. Il campo lì, altro che psicanalisti, davvero lì c'è una devastazione di quel campo, di un ritorno feroce degli organicismi, e lì bisogna stare davvero, davvero molto attenti. Tra proposte del TSO praticamente eterno, ritorno dell'elettroshock, semi chiusura degli OPG, che però mi pare vada sempre più verso una riapertura di micro OPG con logiche di contenzione che dovremo vedere come si sviluppano, con l'aggravante che sei OPG di controlli, voglio capire come controllerai 40 microstrutture distribuite sul territorio. Su questi campi la battaglia è davvero aperta e c'è poco da creare schieramenti binari. Anche la psicanalisi è un campo di battaglia, puoi trovare alleati, puoi trovare invece personaggi che impongono il codice normativo, così come hai psichiatri che cominciano a ragionare in un altro modo e psichiatri che stanno diventando ferocemente organicisti, però lì la battaglia è talmente tanto aperta che davvero studierei i dispositivi e le macchine ad uno. Beh, allora quindi lo prendo come una partecipazione di Giso, spero anche di Federico, come di Franco, ad un futuro incontro sul welfare della psichiatria, sul welfare nelle sofferenze mentali e sul ragionamento, diciamo una traduzione del dibattito di stasera anche all'interno di questo campo. Grazie a tutti e a tutti di questo dibattito.